primo, essenziale, bellissimo. Il terzo o il quarto, quello olandese del ragazzino, altrettanto bello, un po' più lungo ma molto molto bello. Gli altri tre, no, troppo complicati, non essenziali, cioè, in questo senso. Mi è piaciuto quello del bambino undicenne, un po' perché è la prima volta che si parla di questo tema in maniera così... No, la prima non è, a dire la verità, c'era stato anche il quello in rosa, non mi ricordo. E però qui c'è una vita reale raccontata, credo la prima volta, e anche è stato trattato con la misura giusta e anche con lo spirito giusto, per cui mi è piaciuto molto, poi reso bene anche come regia, come inquadrature, diciamo anche tecnicamente, un bel film che sarebbe da far girare, a dire la verità. Ma in generale mi sono piaciuti, però chiaramente la mia amica Matilda Scheri ha fatto l'ultimo e sono troppo di parte per lei. Tra l'altro è una ragazza un po' più grande di me, che ha 18 anni e trasferita a New York, grandissima stima, e sta perseguendo il suo sogno là, quindi... e si vede il risultato. La sostengo da Firenze. Belli, tutti interessanti, soprattutto Jane Street, e molto simpatico il ragazzino che parla della sua omosessualità, molto dolce e tenero. I saw many short films I'm trying to think of the two or three that were spectacular. Let's see. We should look and see what the titles are. I'm sorry. Ah, okay. So we saw Jane Street last, but the Telelogia from Skua, I thought was very, very good. I liked the way it was segmented, the acting, and it was very good. And Straight, there's an interview going on here. Straight Up With You was fantastic. The little boy, I don't know if it's Dutch or German, so it was a docudrama, and it was a very sweet touch of life. 11-year-old boy with a supportive family. It was quite magical. I loved it. That's all I have.